Una rapina a mano armata è stata messa a segno stamani intorno alle 11 all'ufficio postale di Via del Ferro a Cafaggio. In azione due banditi, uno dei quali armato di pistola. Entrambi col volto nascosto da sciarpe e con un marcato accento campano hanno fatto irruzione nell'ufficio e si sono diretti verso una delle casse. La rapina è durata diversi minuti, ci è voluto un quarto d'ora per l'apertura della cassa a tempo, un quarto d'ora durante il quale i rapinatori hanno tenuto la pistola puntata contro i dipendenti e i clienti, poi la fuga a bordo di un'auto. Il bottino ammonterebbe a circa 4.000 euro, sul posto polizie e carabinieri. E se la settimana si è aperta con una rapina, il weekend non è stato più tranquillo. Nella notte tra sabato e domenica la polizia ha arrestato un pluripregiudicato senegalese di 35 anni, accusato di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce nei confronti di una donna di 40 anni, residente a Firenze. È stato il coraggio di un cittadino che si è improvvisato detective a salvare la quarantenne. Il cittadino, dopo aver assistito in viale Leonardo da Vinci all'aggressione della donna che è stata spinta su un'auto dal senegalese, non solo ha chiamato il 113, ma ha anche inseguito la macchina che poi è stata fermata dalla polizia nei pressi di Pratilia. La donna presentava una vistosa ferita a un occhio e per questo è stata fatta intervenire un'ambulanza che l'ha trasportata al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato la frattura dell'orbita oculare destra, guaribile in 30 giorni. Il senegalese con cui la donna aveva trascorso la serata è finito in manette. Infine, ieri sera, nei pressi della stazione del Serraglio, un nigeriano di 22 anni è stato minacciato con un coltello da un connazionale. Il giovane era in compagnia di alcuni amici, è fuggito, ma è stato raggiunto dal suo aggressore, che dopo averlo colpito e ferito a un braccio con una bottiglia, l'ha derubato del portafogli contenente 115 euro. Del malvivente nessuna traccia.